E bentornati in questo secondo post partita. Siamo in compagnia di Rare su Ciao Rare. Benvenuti in questa intervista e congratulazioni. Mille. Che partita che è stata? Posso dire tranquillamente che dal nostro punto di vista, probabilmente anche da quello degli spettatori, è stata una partita a senso unico. Avete tirato tutto, se il pubblico mi permetterà diciamo, questo modo di spiegare la situazione, ma è effettivamente quello che abbiamo visto, quindi dimmi com'è stato dal vostro punto di vista. Beh, sicuramente almeno per noi in Botten è stato più un lasciamo che gli altri giochino con quell'Olaf e quella Lulu che correvano in giro, prendevano i campi di giungla, prendevano livelli e poi alla fine ci hanno caricato loro. Una partita molto molto semplice dal nostro punto di vista. Mi fa piacere vedere dal vostro punto di vista è stato semplice, perché sicuramente non è stato dal punto di vista avversario. Ma parliamo di questa draft, perché nel dietro le quinte questa formazione, questa composizione ha confuso, se non a tratti anche tiltato, il povero Wolcott, che non si aspettava quel Cho'Gath in botlane. Continuava a dire: ma no, ma non è possibile, ma prima o poi swapperanno, prima o poi swapperanno. No, quindi parlami, cioè, parliamo prima di tutto di questa Zeri che finalmente vediamo vincitrice almeno una volta al PG Nationals, ma soprattutto come è stato dal tuo punto di vista non giocare un'altra volta una AD Carry. Allora, sicuramente Zeri sembra come un po' i campioni nuovi che escono, sembrano sempre molto, molto forti. Pensiamo che abbia dei teamfight devastanti e poi sembra anche essere un flex pick perché abbiamo visto dei Zeri top, dei carry mid, anche alcuni in giungla. Quindi sicuramente pensiamo sia un buon flex pick e un buon pick. E per quanto riguarda il Cho'Gath bot, è uno dei pairing, tra virgolette, famosi con Senna, che ha davvero tanto sustain in lane, è molto difficile buttarlo fuori senza che commetti un casino di risorse, e quindi nulla. Semplicemente era per quel pairing e dare da frontline poi al team. Bene, bene. Ultima domanda che voglio farti è invece riguardante un po' anche il futuro che vi aspetta, perché fino ad ora abbiamo notato, e non solo noi probabilmente, che molte delle vostre vittorie, praticamente tutte le vostre vittorie, sono state dal red side. L'unica sconfitta che avete avuto è stata appunto dal blue side. Questa informazione, durante soprattutto i playoff, in un momento di scelta del side, in un momento in cui bisognerà scontrarsi quindi in una serie, come pensi possa essere letta dai tuoi avversari, dai possibili avversari? Beh, nel senso, secondo me, non, almeno quella, per quanto riguarda quella sconfitta da blue side, sia un po' più stata non il side il fattore che ci ha fatto perdere, piuttosto magari come abbiamo giocato noi in quel game che ci ha portato poi alla sconfitta. Per quello che leggono gli avversari, onestamente abbiamo anche mostrato poco di quello che possiamo fare. Oggi è stato solo l'unica giornata in cui hanno bannato la Soraka e quindi abbiamo tirato fuori qualcos'altro, ma c'è molto altro in pentola, quindi c'è molto per gli avversari da stare attenti, secondo me. Noi vediamo l'ora di vedere cos'altro bolle in pentola. Tra l'altro, oggi avete vinto proprio in questo blue side, quindi effettivamente avete ancora molte carte da mostrare agli avversari e da mostrare a noi. Noi non vediamo l'ora. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in intervista. Congratulazioni per questa vittoria e in bocca al lupo, anche se mi sembra un po' superfluo dirlo, ma in bocca al lupo per la prossima settimana. Grazie mille. Ed eccoci tornati. Tra l'altro ho un annuncio da fare come sempre. L'MVP di questa partita è Soph. Non dirò che c'è stata una, come dire, non una Un richiesta, pilotaggio una dei poteri proposta forti. da parte di Rarush pre-intervista. Dirò solo che comunque quel Soph, quell'Olaf se lo merita l'MVP. Questa è il mio take. Il punto è che
È anche facile prendersi un MVP quando sei Olaf in questa composizione. Voglio dire, arrivi alla fine di questa partita dove non poteva fisicamente essere nessun altro l'MVP. Sof stava camminando, lasciando sotto ai suoi piedi i suoi avversari, perché era una composizione che richiedeva quello. E quindi Sof non solo si porta a casa questo MVP, che voglio dire appunto non poteva andare a nessun altro secondo me, ma l'ha fatto praticamente distruggendo il tasto destro del suo mouse e poco altro dopo quello. Sì, le Q. Ogni tanto anche c'erano delle Q di mezzo nel processo decisionale, però è bello giocare con doppio enchanter, se consideriamo comunque Senna anche un simile enchanter di fianco alla presenza di Lulu. Una Lulu mid, beh, poi nella draft entrerò più nel dettaglio dopo perché non voglio giocarmi qui tutte le mie carte d'analisi su questa partita, però penso davvero che Soft si sia divertito tantissimo. Bambino al parco giochi dove ti mettevano nel cubone con tutte le palline colorate e facevi il bagno dentro. Io, come ha accennato Giulia in intervista, ho passato tutta la fase di corsia a non trovare una giustificazione all'andamento di quel matchup in top, perché non mi aspettavo avessero davvero il coraggio di mandare Zeri into Jace. Ragionandoci con Rob, la prima cosa che ho detto è stata: ok, sono due marksmen, tutto sommato, per la gittata che hanno dalla loro. Il fatto è che Jace bursta immediatamente, Zeri ha un po' più una forma di danno nel tempo, quindi non riesce a fare 100-0 lo squishy avversario. Ecco, sono due squishy anche come identità. Dovrebbe però uscirne Jace con trade pattern molto aggressivi, molto fulminei. E così non è stato, ma effettivamente sottovalutavo la grande mobilità di Zeri, che ha anche intelligentemente preso subito i boots di secondo rango, data per uno stile molto hit and run. Tra l'altro ha un wave clear pazzesco, di cui non ero mai, diciamo, non mi ero mai reso conto vedendola in solo lane. È comunque in grado di pulire veramente molto velocemente. E questo ha fatto sì che non ci fossero molti angoli per buttarla fuori da quella corsia. Tra l'altro, sulla cosa del wave clear, io voglio anche insistere su un altro punto, perché avevo parlato di come purtroppo in Europa io stia continuando a vedere delle interpretazioni davvero subpar di Zeri, e una delle cose che purtroppo causano un pochettino di orticaria è nel vedere Zeri che immediatamente dopo la virtù della triade va a prendere l'uragano di Runan, perché sono due moltiplicatori. È vero, la virtù della triade ha delle statistiche intrinseche, ma sono due moltiplicatori e non stai prendendo le statistiche da moltiplicare. Invece questa Zeri immediatamente pronta sulla sua Tiamat per poi muoversi sulla Idra Titanica, prendendo quelle grosse stat da mandare in avanti sui suoi avversari, secondo me ha trovato anche l'inserimento corretto in partita. E l'ultima cosa che mi concedo per commentare che cosa hanno costruito attorno a Zeri riguarda invece il discorso di una draft che ormai in Cristo sembra davvero che io stia facendo un sermone in chiesa, Cristo, ma in realtà con Cristo e per Cristo esattamente è semplicemente una draft anti-snowball. Contro quella draft campioni come Akali e Jinx non possono automaticamente arrivare a funzionare, perché abbiamo visto che per quante risorse, ancora una volta un ottimo Bini, cecchino con quei razzi cross map, bellissima la fase di corsia, ma non poteva funzionare contro quella draft. E quindi ho visto proprio ancora una volta l'ineluttabilità dei Machko di fronte ai nostri occhi. Assolutamente. Mi concedo un'ultimissima parentesi, perché mi è anche ancora una volta piaciuto tantissimo il fatto che abbiano esposto nella draft i due pick squishy, invogliando poi a Leona Xin Zhao e volendo quel playstyle con Akali che doveva fare un po' da predatrice di quei campioni squishy. C'era l'asso nella manica, c'era una composizione che poi si nascondeva dietro a un enchanter e due enormi colossi di carne come Olaf e Cho'Gath. Quindi ancora una volta anche gli order dei pick sono stati pazzeschi. Shout out Coach Cristo. A questo punto non c'è veramente più limite e quasi sembra impossibile trovare una soluzione a quelle draft di Cristo, ma non ancora credo. Non è detto. Lo vedremo, c'è ancora tempo. E infatti è il momento del terzo game di questa giornata, Outplayed contro Cyberground Gaming. Parola ai caster. Quali parole? Non ce ne sono più di parole. Parole ai caster. Parole, il 2022, se. Ma dove? Ma è impossibile. In ogni caso, ben ritrovati qui al Caster Desk, dove si cerca chiaramente di commentare, a meno che draft astruse non ci prenda ancora una volta il sopravvento sulle nostre sinapsi. No, ma dai. Sì, è vero, dai. Adesso però abbiamo... oggi ormai siamo al sicuro, direi. Me lo auguro. Magari possiamo vedere qualche altro Zeri, non sarebbe male. Sarebbe piacere. Magari facciamo un double down su...
sul povero Karen, che da tanto tempo sperava di vedere una Zeri che facesse qualcosa, che non fosse soltanto schermo grigio. Più o meno gli è arrivato, effettivamente è arrivato, e quindi ci godiamo questa incredibile draft. In ogni caso, per l'appunto, eccoci qua con Outplayed Blue Side e SGG lato Red Side. Vediamo per l'appunto su una prima fase di ban. Già Kema chiaramente rimosso istantaneamente. Grande rispetto però, galera, questo mi piace. Immediata per Jarvan. Anche in virtù di quello che il buon Kema aveva proferito ieri proprio in intervista, yeah. No? Quindi speriamo che qualche lampadina luccichi per il buon Kema, questo ragazzo incredibile, dal potenziale pazzesco. Un saluto Kema. Grande rispetto quindi fino a subito con quel Jarvan che viene istantaneamente rimosso. D'altra parte, quando hai una performance così brillante, così netta in non una vuoi partita, rischiare che non sia soltanto stato un colpo di fortuna. Almeno il forzare un giocatore su un champion diverso è proprio quella classica. Non è che lanciare quel ban ti risolve tutti i problemi, però hai limitato un possibile potenziale. Esatto. Assolutamente. Intanto qui vediamo per l'appunto il proseguo con quel Corchidiana ribattuto da quel Twisted Fate, Caitlyn e Thresh, e il first pick sarà proprio Lee Sin. Ormai Ploxy sembra essere abbonato. Ploxy è diventata la punta di diamante di questi Outplayed, nulla da dire. D'altronde abbiamo parlato di come Outplayed fossero un po' simili nell'identità dell'aggressione di questi atleti eSports. Beh, un team aggressivo deve avere una punta di diamante che possa anche fare un po', perché nel caso di Ploxy anche questo fa, un po' da... come si chiama? Da... sai no, quando vuoi... Certo, ho capito esattamente quello che è. Guarda le mani. Guarda le mani. Apri board. Sotto assedio è il come si chiama quello che apre le porte? Che apre le porte? La rete di sfondamento. Bravissimo. Oltre a punti di può fare anche la rete di sfondamento. Grandi campioni 2018 di Mimo, il gioco. Indovina le parole. Comunque, voi siete perdere, non avete mai visto, non c'è mai stato una live, ma lo siamo stati. Campioni in carica. Arriva però un pick molto interessante, yeah, come quel Kassadin. Yes. Molto interessante, perché come sempre pone il famoso orologio time. Assolutamente. Su un campione del genere. Assolutamente. E arriva come risposta diretta ad un Veigar, visto che abbiamo anche già la conferma dalle prime fasi di draft che quel Veigar sarà un Veigar midlane per gli outplayer. Abbiamo visto Veigar un po' anche flexare, anzi, ieri ce l'ha posto in botlane. Ma con quel Varus già alloccato, sappiamo lì che quello è un Veigar midlane, è un Varus botlane. Hai quindi un campione che dici, c'è un forte burst magico dall'altro lato, quale campione regge bene i danni magici? Kassadin ce l'ha di passiva, va anche lui a lavorare molto bene sullo scaling, anche Veigar d'altra parte può vuole giocare scalare, anche bene con il suo spostamento vuole della accumulare, gabbia. Si giostra molto bene, difficile da rinchiudere nella gabbia, molti mid laner a volte anche semplicemente mettere la gabbia intorno vuol dire garantire un gank, garantire l'ingresso del jungle, perché non hanno modo di superarla. Kassadin ha raggiunto quel livello 6, ce l'ha, quindi molto importante avere la safety anche per questo. Già, arriva un Renekton, sono molto precisi al background, sanno quello che vogliono, questo è molto importante. Arriva comunque un Gnar per la corsia superiore, per Deidara. Già. Però se avesse preso... Sì. Anzi no, non lo possiamo ancora dire, perché c'è ancora la skin col monocolo, perfetta per Deidara in questo momento. È vero. Ricordiamo ancora una volta il povero Deidara. Si è auto-acciaccato per permettere chiaramente ai top laner avversari di gareggiare al pari suo. Ma guarda, dopo aver visto le prime settimane direi che non ce n'era bisogno di auto-acciaccarsi. Si poteva fare anche è senza. Quel ragazzo volenteroso, si è impegnato un po' troppo, è esagerato. La foga, la foga. È partito un occhio. Sì. Vediamo adesso anche come si andrà a chiudere, perché manca il supporto per i Cyber a questo punto. Lotus era stato anche negato quel Nautilus, perché ieri Lotus ha avuto un'ottima partita. Io però un ban a quella nida li c'è arrivare. Non si sa mai. Degli support, beh, cura, In effetti, è buona, Un po' più vecchio stile quella, nel senso, mi ricordo, sì, magari in Season 2 le nida di support che ti stirpavano tre quarti la barra di HP con una lancia, quello sì, quello però sì. Però col tempo però curi comunque, quindi un po' support sei, insomma, metti le trappoline. Sì. No? Le trappoline sono un po' come le ward alla fine, no? Un po' too much forse, in virtù anche della di prima, lasciamo perdere queste teorie. Un po' imprecisi, mi sa, però... Però pensa, in un mondo parallelo, in un Terra 2, con un League of Legends 2 probabilmente, abbiamo magari una Nidalee support. Probabilmente no. Comunque, torniamo a noi, con quel Nautilus si va a concludere la draft. Esatto, anche con il fatto di... abbiamo visto alla fine quel Jarvan rimosso da Kema perché è l'ottima partita ieri, ma dobbiamo ricordare, ci sono due giocatori che sono un pochino fuori comfort, tra virgolette, perché Kema arriva in una squadra nuova nella sua posizione, ma Lotus è fuori posizione. Ieri autofillato un pochino con quel Nautilus, ha avuto un'ottima prestazione, quindi togliere un pochino quel pick che è stato così affidabile per lui nella sua prima partita... sembra poter funzionare, vediamo come starà la sua Leona. Perché ieri Nautilus l'ha giocato bene, non brillante, stellare 1-9. Però, uno che riesce a prendere le spie, abbiamo detto. Però, anche nel senso, Gab,
abbiamo visto Nautilus peggiori da giocati da main Zapper. Però gioca comunque campioni che possa grabbare, comunque fare qualcosa, insomma. Sicuramente. Vediamo. Sicuramente. Ma in esso momento VD Black, eccolo qua per l'appunto, con il buon Charlie Pepe, ricordiamolo ancora una volta, il campione 1v1 nell'arena del League of Legends Spring Split, finale del Summer Split, pazzesco. Per me, secondo me, l'Ash per Draven, chiaramente un amore unico, se non Charlie Pepe, che ricordiamo ancora una volta, il grandissimo vincitore. Come l'Ash per Draven, ma anche come Draven per Charlie Pepe, nel senso, il rapporto, l'apporto di amore è lo stesso. Mitologico. Ricordiamo, maestro, un po' come Sifu, del grande Enz, grazie a Charlie Pepe è riuscito a aggiustare così bene, a masterare così bene il campione. No, le leggende narrano queste, le antiche pergamene. Ho scoperto anche che questa figura di Charlie ha dei tatuaggi tribali a forma di Draven, da cui attinge potere, quindi c'è anche una tribù che proprio venera Draven. C'è la lore dietro. Esatto, c'è della lore. Ma a breve dovremmo essere pronti per ancora una volta andare in Landa. Vi ricordiamo come sempre che, come è appena apparso il mistico Charlie Pepe, anche voi potete apparire qua a schermo, perché l'iniziativa VD Black vi permette, basta andare a digitare un messaggino privato per la chat di Twitch di PG Esports e chiaramente mandare un messaggio d'amore, ormai siamo quasi in tema di San Valentino, al vostro compagno di duo. Basta. Oppure anche al tizio che vi ha carriato per caso. Perché una bella dimostrazione di community, di affetto. Non tutti hanno un compagno di duo affidato, però a volte trovi quel compagno, trovi quel support che è diverso da che poi magari ti whispa e fa, magari ti aggiunge, ti vuoi fare duo? Mai, non accettate, ragazzi, mai. Non lo fate mai. Mai. È la maledizione. Poi perdete. Rimanete con l'illusione che sia tutto bello, perché il game 2 appena... E se va bene il game 2, no. Basta. Game 3, mai, perché sicuramente andrà male. Ma signori, siamo finalmente pronti. Siamo giunti qui sulla Navigatori, pronti per il secondo match Outplayed contro Cyberground Gaming. Il terzo. E vediamo un po' cosa hanno da proporci queste squadre. Allora, setup abbastanza tradizionale, pioggia di lame per Varus, quindi sembra essere un Varus da letalità. Vediamo, molte cose in realtà abbastanza tradizionali, nel senso, a parte un po' questa corsia centrale, che è quella che spicca l'occhio, che è un due picco un pochino più esotici, gli altri matchup sono matchup che abbiamo visto, mi sentirei di dire, veramente centinaia di volte. Gnar contro Renekton, è una lotta vecchia come il tempo stesso. Parlavi delle pergamene, già nelle ci sono incisioni nella pietra che riportano risultati di matchup Gnar contro Renekton. Vediamo se a questo giro chissà succede con magari qualche sorpresa, ma è un po' paradossalmente alla Nasus Renekton. Renekton quanti nemici ha ora che ci pensano? Perché Renekton, tra Gnar, beh, di lore Nasus, vabbè, di lore a Nasus chiaramente, però sulla una lore persa della Lega delle Leggende come era un tempo, c'è anche questo. Vero, Gnar è nemico giurato, assolutamente. È quella, forse, giusto per essere un pochino più friendly, quella nemesi barra friendly, no? Quell'amico nemico. Intanto qui aggressione, ancora una volta, Lotus costretto quindi a proteggere il povero Danbai da una ottima aggressione di Acho e QBD. Già, molto bravi con l'inserimento, QBD ha trovato una fantastica ancora per Danbai e battere ritirata. Non è così facile, tendenzialmente a questi primi livelli devi rispettare molto il potenziale di quel Varus, perché pioggia di lame vuol dire tre rapidi colpi, un buon trade, ci aggiungi sopra la spell. Sono subito tanti danni che vai ad applicare già a livello 1, e Danbai è arrivato in corsia con quella spada lunga, tre pozioni, sperando di poter avere una lane un pochino più facile da gestire con il proprio sustain. È già costretto a fughe, ritirate, pezze tirate e trattenute. Assolutamente. Mentre intanto qui vediamo in corsia inferiore ancora una volta, come sempre, momentum di raccolta risorse, ma potrebbe palesarsi magari qualche jungler. E infatti eccolo qui, Jepper appunto, Kema pronto nell'agguato, sperando che i minion vengano puliti il prima possibile per potersi inserire senza essere visto, così sembra, dalla minimappa. Mentre solo adesso Ploxy si sta inoltrando verso la corsia inferiore, dove potrebbe avere un accesso un pochino più tranquillo, grazie a quel lume che lo va a coprire. Solo adesso spottato, si lanciano dentro insieme a QBD, l'inserimento, cerca il follow up, QBD sotto ustione, Danbai per una fantastica uccisione, Ploxy rischia grosso, double kill e double crunch per Danbai! Ai ai ai, queste sono due kill ai caramba preziose per questa Jinx, che certo deve impegnare il suo flash, qualche summoner spell nel contorno, ma 2-0-0 per Jinx, che aveva subito un livello 1 in quel modo. Ci metto la firma. Kema di nuovo nel posto giusto al momento giusto. È la frase che ha perfettamente riassunto e descritto la sua partita di ieri. E oggi di nuovo sul gank avversario si presenta pronto a rispondere all'aggressione, in bocca a tutte queste risorse al suo tiratore. E una Jinx che parte con questo vantaggio. Wow.
Wow, Cyberground messi decisamente bene dai primi istanti di gioco. Beh, è un'interessante doppietta per la corsa in fronte di Cyberground Gaming, che non me ne vogliano i player di Cyberground, ma sembra quasi che questo cambiamento assurdo abbia portato un po' di brio, un po' di verve a questi aquilotti. A volte, sai, lo diciamo spesso, il cambiamento non per forza deve essere cambiare una cosa peggiore per una migliore. A volte, quando sei in una posizione di sconfitte, 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 il cambiamento è anche soltanto quello, cambiamento, una ventata d'aria fresca, reset mentale, e si riparte da capo. È come spegnere e riaccendere il dispositivo computer elettronico quando c'è un problema. Non sai se effettivamente, non è che stai fisicamente fissando una cosa, spegnendo e riaccendendo, però è quel... No, ok, ci siamo persi un attimo, ripartiamo da capo. Esatto, anche perché, come direbbe un grandissimo maestro, Barney Stinson, il nuovo è sempre meglio. Il nuovo è sempre meglio. D'altro, recentemente ho trovato in libreria il suo libro di tattiche, l'ho comprato istantaneamente. Bravo. Fanno straridere, è spettacolare, lo consiglio anche a voi da casa. Comunque, Sealer è stato costretto, proprio in virtù di quella gabbia che giustamente dicevi può setappare comunque un gank, costretto a flashare, poiché il 6 ancora non c'era, chiaramente. Quindi l'intervento di QBD e la sua lancia, e la sua ancora hanno... Oh no, cosa immagino in mia testa? Nautilus con una lancia... Mi ricordo un sacco, sai quei video di quell'uomo, di quella persona che cambiava le robe dei player, dei campioni di LOL, li modificava... Vagamente. Gli dava... Ci sono quei schermo bianco, modelli, e li modificava, okay, dandogli o nuove forme o le spell, e quindi vedevi tipo un Nautilus che lanciava un super mega razzo della morte, okay, o una Calista che lanciava un'ancora. Sì, esatto, sì, quella cosa lì. Ecco, mi è venuto in mente adesso Nautilus che lancia una lancia. Sarebbe forse un pochino meno fastidio, nel senso, tutte quelle cose sull'hitbox dell'ancora, eccetera, eccetera, andrebbero via. E poi, però tutto sommato, è più pericoloso. Poi, tutto sommato, ok, quello scafandro e quant'altro, però potrebbe essere una sorta di cacciatore della giungla steampunk. Sì. L'universo steampunk, un casino, no? Scafandro, tutto quanto. È una lancia, però. Effettivamente è un sommossa con l'arpione invece che con... Beh, anche perché un cacciatore, un sommossatore con un palombaro, con queste cose, che ci fa con l'ancora? Nel senso, in l'ancora mette su una nave. Più senso che abbia un arpione. Anche perché l'ancora serve a rimanere fermo. Infatti, insomma, infatti. Metti l'ancora e no, fermo. Tendenzialmente no. Infatti. In ogni caso, ci ha fatto male la draft dei match. Comunque. Decisamente. Ci ha decisamente desincronizzato. Siamo buoni. Altri livelli. In ogni caso, Sealer ormai ha raggiunto il livello 6. Vedremo cosa riuscirà a fare. Chiaramente, per lui, tempi sì che ben più mature serviranno per esprimere il suo pieno potere. Per adesso, grossi conflitti non ce ne sono. A meno che, per appunto, i CG non vogliono andare a ribattere anche su questo drago. Ma a quanto pare sono gli outplayed invece a mollare il colpo. E i Cyberground non se ne accorgono, non se ne avvedono, e quindi è pare patta, stallo incredibile. Sì, è un po' un momento di... Vedi che Kema voleva comunque fare un recollino, voleva infilare un piccolo reset in quel momento, però non volevi lasciare il drago scoperto, quindi comunque palesarsi lì, far sentire la propria presenza, costringere il play a dire no, ok, non possiamo andare ciecamente sul drago, perché... Guarda i due jungle, la differenza comunque è abbastanza netta. Kema ha un'intera frusta di picchi di ferro più di Lee Sin. Quella è un'ottima posizione in cui trovarsi, e in una schermaglia in questi primi minuti di gioco vai decisamente a sentire la differenza su un oggetto del genere. Assolutamente. Dato che vediamo, per appunto, corsia inferiore, possibile inserimento per Kema. Spotted, a quanto pare, comunque ci sono ping di visione da parte del team in rosso. Quindi magari uno spostamento un pochino più diverso da parte di Kema, per l'appunto, magari verso proprio la corsia superiore. Mentre Ploxy, ancora una volta in invasione, andrà a rubare in totale tranquillità il red buff, ma a breve dovrebbe incontrarsi proprio con Kema. Eh sì. Quindi attenzione. Kema ha visione. Già, Kema ha visione. Sta aspettando, richiama Sealer. Per poco la W non va a cogliere Ploxy. Un vero peccato, quel rallentamento poteva sicuramente essere pericoloso per un Ploxy che in realtà adesso si è preso un po' di leva becchi, il suo red buff e Kema, o meglio il red buff di Kema, e Kema a breve se ne vedrà, e adesso può tornare in base, riprendersi tutto e poi andare in completa giungla. Già, Ploxy comunque riesce a recuperare bene sul tempismo, anche perché è riuscito a concludere anche la quest del suo smite molto in fretta. Kema è ancora con una stack, ha utilizzato una Ilama Vecchia, quindi ne aveva due addirittura, adesso dovrà utilizzare un'altra prima di poter sbloccare quel chilling smite, lo smite blu, come ha scelto dal core di Grandine nel suo inventario. Ploxy invece è già pronto con lo smite duellante, pronto a cercare aggressioni, va comunque però appunto rispettato quel livello 6 raggiunto da Kema appena adesso, e quella mezz'ora difensiva che sappiamo soprattutto in queste prime schermaglie poter avere differenza, un immenso valore. Assolutamente fa la differenza. Vediamo avventurarsi verso la corsia inferiore
proprio nello stesso momento Luxy si sgancia dalla corsa centrale per cercare di andarsi a prendere il blue buff. Nidara farming tranquillo per lui. D'altronde il confronto non permette a Patkizza, per quanto capace con questo Necton, di chiedere troppo da questa corsa superiore. D'altro canto Nidara non vuole neanche altrettanto chiedere allo stesso modo. Qua sì, questo messaggero dovrebbe andare abbastanza convincentemente nelle mani degli ma attenzione, perché c'è un certo raggruppamento. Un 4v4, Anchor che va a cogliere Patkizza dentro addirittura con la gabbia. Cercano chiaramente l'aggressione su Kema, mentre Qubity funge un po' da catalizzatore di attenzioni. Smite si conquista il messaggero. Molto bravi quei outplayed, giocano bene di tattica. Sì, non lo so, ho visto i Cybergond abbastanza purtroppo arrendevoli su questa azione e si sono separati un po' male. Purtroppo Kema è rimasto da solo, è stato costretto a flashare via. La stessa cosa è successa a Qubity dall'altro lato, ma chiaramente sei molto più contento di mandare quel support a fare un po' da esca. Mentre proprio qui block, sì. Un buon flash post kick che va a evitare anche la lama dello Zenite di Lotus. E adesso attorno a questo drago tecnicamente Kema non dovrebbe avere grossi problemi. E gli stessi outplayed dubito che vogliano cercare attenzioni. Già, almeno questo giro l'obiettivo dovrebbe essere loro. Perdere quel messaggero è veramente un peccato, perché sai, perché non stavano spingendo bene su quell'early game, e confermare anche quell'obiettivo con un fight magari anche da loro avrebbe potuto darlo tanto. Hanno avuto forse un po' paura dell'inserimento, perché lì comunque con un Lee Sin che ha raggiunto il livello 6, con Gnar che era trasformato, devi per forza di cose rispettare il potenziale di fight. Ma questo è vero. Il modo in cui sono approcciati, Xin Zhao che si separa dal resto della squadra, li ha cacciati proprio in una situazione in cui a quel punto sì, non potevano fare altro che allontanarsi, scappare e cedere l'obiettivo. Quindi è un peccato, ma hanno fatto la scelta giusta dopo l'approccio e l'aggressione avversaria. Tra l'altro un risultato che arriva dopo quindi anche un'isolazione totale della botlane, con Achu e Danbai che rimangono nell'1v1, una situazione da cui Achu beneficia enormemente. Nonostante le due uccisioni conquistate da Danbai sull'aggressione del primo gank, quel Varus ha 20 CS di vantaggio. E questa è un'ottima circostanza in cui trovarsi, perché devi comunque assicurarti con Varus la letalità di mantenere quei 2-3 passi di distacco da Jinx, almeno in queste prime fasi di gioco, prima che lei arrivi al suo scaling, arrivi alla sua forma finale. Intanto corsia inferiore, vediamo ancora una volta Cyberground outplayed fronteggiarsi. Ormai il divario, nonostante quelle due uccisioni, vediamo praticamente quasi recuperato, con 500 gold neanche di vantaggio, proprio quel primo sangue, se vogliamo prenderla in questo modo. Chiaramente ci sono stati anche un po' di dislivelli di farming, ripresi anche dall'altra parte e così via. Il messaggero fondamentale, placature che dovrebbero tecnicamente riappianare poi il divario. Sì, e se conteggi già quelle placature ne esci a conti fatti quasi pari, appunto, sì, su un equilibrio che un in top, un in i mid, Cyberground hanno, stanno cercando di mantenere, appunto, prevalentemente grazie a quel primo intervento, a quel primo sangue. Però devi assicurarti anche di riuscire a sfruttare bene. Tempesta impetuosa per... Ok, sì, ha senso. Sì. Stavo un po' anche andando a valutare l'eventualità di altri oggetti, ma qua contro un Nautilus, contro la catena della corruzione, avere quel potenziale di scatto aggiuntivo può sempre far comodo. Ecco che arriva quel messaggero, evocato sulla mid lane, però c'è occhio, un vantaggio numerico Cyberground, questo potrebbe essere comunque un rischio. C'è un bel raggruppamento, buono qui il flash, più gabbia, gelo perenne, per poco non va a cogliere Sealer. Arrivano comunque un po' di placcature, in ogni caso, fa comodo. Però ci sono dei ping... comunque... Dara però spotted chiaramente da questo lume di controllo. Questa placcatura è comunque golosa. Vogliono andare per la placcatura, molto golosa almeno quest'ultima. Un po' di danni. Freccia parte di acero molto aggressiva, ma per l'appunto non si andrà poi su nulla di fatto. Già, buoni danni da distanza. Alla fine tutta questa presenza fornisce soltanto questa placcatura aggiuntiva, ma lascia Renekton e Jinx da soli sulle sidelane, il che lascia un po' di respiro a questi due dei Cybergun, che stavano trovando delle lane non proprio comodissime, soprattutto su quella botlane. Renekton se la stava cavando, perché è un Renekton, fa un po' quello che vuole, o sostanzialmente sulla corsia superiore. Outplayed quindi rimontano sul gold, come menzionavamo, dopo l'utilizzo di quel messaggero. Alla fine il dislivello stava prevalentemente lì e si trovano adesso quindi in un'ottima posizione. Vai nuovamente a confrontare gli scontri diretti e di nuovo a parte quella top lane dove Patkis è stato un po' lasciato da solo su quelle ultime wave. Sia Chu che Lucchesi sono in una posizione fantastica con il loro... con quello che hanno dalla loro. Ecco, Achu non ha grande scaling davanti a sé, Lucchesi sì, soprattutto Veigar una volta che inizierà a trovare stack su stack su stack dalla sua contro avversari come anche quella Jinx, beh, devi stare molto attento.
celebra qui Patkiza. Deidara hanno ancora una volta scambio di colpi. Ormai il divario, il dislivello di farming si è più o meno appianato, comunque si è stabilizzato su quella decina, massimo 14 milioni di differenza. QBD, un brutto 1v3. Sì, un po' infelice, ecco. Di nuovo l'angolo sbagliato. L'angolo sbagliato è a questo giro, però raccoglie l'uccisione. È Sealer, peggiore. Meglio, lato play, quindi il migliore dell'alto background, a cui dare quella risorsa. Già, è una kill aggiuntiva. Kassadin è già livello 11, tra l'altro. Al pari con l'altro mid lane avversario, ma... La differenza è palpabile. Sì. Anche se Kassadin non ha ancora chiuso il primo oggetto, si sta già muovendo verso una posizione di comodità, se non altro, non netto vantaggio, ma è comodo. Attenzione, ancora un'altra aggressione su Luxi. Cercano con QBD un ringaggio, Bonella Suprema, sarà un 1-1. Si rischia grosso, però bello il kick, ma non c'è un possibile follow-up. E nonostante il 4v1, 4v2, comunque uscirne con 1-1 non è così male. Però è un'altra decisione per Danbai. Già, gli outplayed sono abbastanza contenti di aver almeno recuperato la kill su questa azione, ma di nuovo va lodata la coordinazione dei Cyberground. Molto che bella. Sembrano essere veramente rafforzati da questa loro nuova identità, se così vogliamo un po' chiamarla qua. Danbai purtroppo è costretto a rispettare l'inserimento avversario, ma l'hai detto, è un'altra kill per Danbai, un'altra kill per questa Jinx, quindi è un altro dei due carry da super scaling che i Cyberground hanno Tra loro. Il cassa clock e chiaramente lo scaling di questa Jinx, gli outplayed dovrebbero iniziare un attimo a tremare. Devono iniziare almeno a trovare un po' il loro equilibrio, il loro footing. Ora, questa è una prima torre che quindi riporta gli outplayed su una direzione economica nuovamente favorevole e con un leggero distacco, però devi ricordare che i soldi valgono fino a un certo punto. Certo, ci sono valori che trascendono un po' quelli monetari sullo scaling e soprattutto lato outplayed con le stack di Veigar e cose del genere. Però, tuttavia, devi rispettare che i soldi che sono nelle casse di Kassadin e di Jinx, più avanti va la partita, più quel gold vale. È un'efficiency differente chiaramente a quella di outplayed. Ed è differente anche poi come vengono sfruttate l'impostazione e l'impatto che hanno sul teamfight. Qui costretto Acio chiaramente al flash difensivo immediato a seguito della fiammata da parte di Lotus. Di nuovo devo fare i complimenti a Lotus per come sta giocando. Ma Lotus è support comunque nato, cioè c'è dell'innato. Bravo. Probabilmente va in queue jungle support quando deve entrare, almeno ha un off-roll comodo. Perché almeno lo sa, non finisce mid o... La cosa, già ieri un po' menzionavamo il come puoi adattare la mentalità di essere autofillato, tra virgolette, in un ruolo diverso dal tuo principale. E per il ruolo del supporto, sì, può sembrare magari appunto il ruolo facile, prendi l'enchanter, metti gli scudi, quello che devi fare, ma giocare un supporto aggressivo e giocarlo in maniera aggressiva, come Lotus sta facendo, come ha fatto ieri con Nautilus, sempre alla ricerca di quelle ancore, di quelle supreme, è come andrebbe giocato. Lo vediamo a spam con Hexflash, lame dello Zenith, fiammate solari. Lotus ogni volta che ha quella ulti disponibile cerca un nuovo bersaglio per quella suprema, e quell'efficiency alla fine ti mantiene proattivo, perché vai a compensare la mancanza di magari consapevolezza, meccaniche, abitudine con la pressione che metti sugli avversari. E non solo, mantieni comunque una sorta di identità in cui comunque stai utilizzando non enchanter, ma persone che player che richiedono comunque una certa, un certo hitbox, una certa precisione, un certo rating di colpo. Lox intercede per Sealer su Sealer. L'inserimento, il kick, è ancora una volta però still alive. Lox qua. Gioco sporco, Luxi potrebbe fuggire, bello il flash qua da parte di Patrick, ma c'è il bocciolo esplosivo, vita salva per Luxi. Sarà comunque messaggero per i Cyberground? No, perché devono rispettare Deidara, ma corse inferiore andranno veloci verso una prima torre, e questo incrementerà enormemente il divario monetario con la prima torre per i Cyberground, ma non la prima torre della partita. Outplayed su quel versante centrale avevano già fatto il loro lavoro, chiaramente. Sì, Cyberground stanno gestendo molto bene queste fasi di schermaglia. Purtroppo, appunto, l'Hiploxy si è fatto forse un po' baitare dall'aggressione di Sealer. Ha visto Sealer tuffarsi in avanti in quello che non sapeva fosse un 1v2. E Loxy, vedendo il vantaggio numerico, si è gettato subito dietro. Ma ha mancato un po' la valutazione sul suo vero potenziale. E è stato costretto a una ritirata. Oh, bellissimo Sealer. L'inserimento da parte di Sealer. Deidara, doppia summoner, suprema già usata, l'inseguimento per Sealer, la W, un'altra fantastica uccisione. Queste kill si stanno accumulando e stanno iniziando a pesare. C'è una bella taglia adesso. Decisamente, io a questo punto sono convinto che i Cyberground siano capaci soltanto di settimane 2-0-0-2, perché, e tra l'altro con notevoli sorprese annesse, perché
è un po' questa la loro traiettoria, è stata una continua sorpresa, non ci aspettavamo di vederli andare 2-0, non ci aspettavamo poi di vederli andare 0-2 dopo il 2-0 e non ci aspettavamo che quella serie di sconfitte continuasse in maniera così marcata, ma adesso non ci aspettavamo certo di vederli vincere e poi mostrarsi spaventosamente proattivi ed efficienti contro due squadre da top 4. Oh, gli Outplayed iniziano un po' a sudare freddo in questa partita, è vero, il divario monetario è sempre minimo, è sempre leggerissimo, sono 1000 unità a separare le squadre, ma c'è quel valore dello skilling innato, c'è quel Kassadin, c'è quella Jinx che sono sempre considerate in queste equazioni. Puoi fare un po' quello che vuoi, questo giro però Sealer vede essere interrotta un po', un peccato che non sia su Luxy, ma su Proxy, ma in ogni caso, insomma, non puoi dirti completamente triste. Luxy qui immediato, la fune di fuga, buona anche questa gabbia, Suprema però già utilizzata e chiaramente Patrizia è al suo inseguimento, buoni però quei danni in risposta e Cubidi purtroppo con tic di ustione a questo punto, cioè non è riuscito a intercedere con l'ultimo colpo della freccia penetrante che per poco non va a cogliere l'Ozus, che per poco non va a cogliere l'onda sonica, nulla da fare. Occhio anche a Emma che decide di interrompere. Attenzione Ploxy, aggressione Kema, molto facile per lui. Cubidi un ingresso un po' tardivo ormai. Ottima anche qui Mezzanulla che compie a pieno il suo lavoro e adesso Cubidi è morto. Double kill regalata praticamente su Kema. Già, veramente, queste due solo kill raccolte in totale scioltezza da Kema che nuovamente sta trovando in questi demaciani il suo maggior punto di forza. Occhio adesso Deidara. Già, attenzione però Deidara ancora una volta su Sealer e viceversa. E ormai è quasi più un occhio dei Dara, più che occhio Sealer. Un occhio dei Dara, è il suo soprannome questa settimana. Un anche perché è l'unico buono, quindi Sealer, calma. Teniamocelo. No, ci manca soltanto l'acciacco finale. Outplayed che timidamente tirano un po' fuori la testa del guscio. Di nuovo, va sottolineato. Siamo 3-9 per i Cyberion, è vero, ma gli Outplayed hanno un vantaggio monetario. Economicamente... Sì, questo è vero, però... Loro non si sono mai sentiti veramente... schiacciati nei guai, tremendamente affossati. Però l'unico che sembra che stia progredendo degli Outplayed è quel Luxy, e ci può stare per via anche del suo infinito scaling. Ma se vai a guardare anche a scoreboard e quant'altro di Cyberground, chi sembra più online paradossalmente è quel Kassadin, quella Jinx, già, quello Xin Zhao con tutte le uccisioni. E infatti noto forse anche un fin troppo rispetto adesso da parte dei Cyberground verso gli Outplayed. È un momento potrebbe in cui... essere un pochino più aggressivi, perché non devi farli scalare adesso. Tendenzialmente è vero, cioè puoi cercare forse di proporti in maniera un po' più proattiva, però questo è il momento in cui dare rispetto alla composizione avversaria, perché gli Outplayed comunque non hanno una comp da hyperscaling, non hanno carry che si trovano al loro agio nel late game come lo fanno Kassadin, certo, e Jinx. Quel Veigar certo continua a scalare, continua a fare sempre più danni, ma quel Varus a un certo punto perderà un po' quel livello di aggressione. È un Varus della letalità che quindi scala fino a un certo punto, e certo contro bersagli più fragili come quella Jinx riesce a trovare con le frecce, i danni si continuano a far sentire, però abbiamo anche tanti bersagli abbastanza resistenti che andranno a sempre di più vedere calare il valore di quelle frecce, soprattutto se i Cyberground riescono a recuperare un pochino sui draghi della montagna. Quello sicuramente toglierebbe tanto dal valore della letalità di Achu. C'è da considerare questo, c'è da considerare che il vantaggio monetario, per quanto ci sia, per quanto si è mantenuto e mai veramente troppo perso, anche quando i Cyberground trovano i vantaggi, trovano le schermaglie, le kill, la prudenza non è mai troppa, perché Jinx sta comunque scalando, perché Kassadin sta comunque scalando, e la composizione che quei due carry hanno intorno è quanto di più standard ci si possa immaginare. È un Renekton, uno Xin Zhao e una Leona. Sono campioni che fanno frontline, portano controlli e anche un po' di danno quando possono. Ora vediamo corsia inferiore dei Dara in split pushing, corsia inferiore, liberare chiaramente spazio, mettere pressione su una seconda torre, mentre la torre della corsia superiore ancora regge, seppur di pochi HP, con Patkins che sta spingendo e chiaramente poi andrà a ribattere insieme a Sealer in quella corsia inferiore. Adesso chiaramente si sbloccano un po' queste corsie laterali, dove sia Sealer che Renekton possono un po' fare il loro gioco, ecco. E presto o tardi sarà anche difficile mettere insomma, a piedi in testa a un Kassadin con sempre più oggetti. Sì, tendenzialmente dal lato degli Outplayed non ci sono campioni che reggono la sideline benissimo sul duello. Deidara può farlo abbastanza bene, anche perché comunque la sua itemizzazione tendenzialmente con questo annientatore divino gli permette di avere un focus anche abbastanza concentrato sull'1v1, anche se non in maniera perfetta, ma... per Veigar il caso è semplicemente raccogliere un'ondata e wave tirare, quindi...
Kassadin avrà sempre quell'elemento fastidiosissimo in sidelane che, se si sente aggredito, può semplicemente saltare via un paio di volte con la Suprema, come se concatenasse flash dopo flash e guadagnare spazio. Certo, questo è vero. Più che altro sarà interessante vedere adesso poi su una possibile zona baron. Qui un bel po' di aggressioni. Dare Lotus se la tanca una vicenda. La torre è quasi procaduta. Questa è un'interessante apertura su questa side lane. Mancano veramente pochissimi attacchi. E infatti così sarà. Già, ottimi danni, c'è da dire. Oh, anche... giocano molto bene di rotazioni, perché stanno conquistando davvero tanti mattoni grazie a questa rotazione. È vero. Molto è vero. Bravi. Dobbiamo sottolineare che questo è stato un po' anche il tallone d'Achille dei Cyberground, certo, in tempi recenti. Il loro game contro i Matchbury settimana scorsa era vinto su tutto tranne che sulla effettiva gestione macroscopica della partita. E quella, in fin dei conti, è quella che vale, è quella che ti porta con il punto sul tabellone. Attenzione, lo desiderano. Che rischio, ho visto che eri lì libero, cosa può succedere? Ho trattenuto un po' il fiato. Ma anche perché 25 minuti praticamente, un sì. Po' il fiato va trattenuto. Sì, iniziano a essere zona baron. Abbastanza delicati, si qua un salto sbagliato verso il buio da parte di Dara, può voler dire una kill, può voler dire magari uno snowball sul team fight. Lo sappiamo, i Cyberground giocano anche abbastanza bene su questa tendenza di resettare. Hai una Jinx, quindi trovato una prima kill, puoi anche raddoppiare e spingere verso oltre. E se trovi un buon fight a questo minutaggio, il barone è dietro l'angolo. Quindi sono momenti in cui una buona azione può darti tanto, ma una pessima azione può toglierti tanto. Assolutamente. E gli outplayed in questo momento hanno il coltello abbastanza dalla parte del manico da non volere esagerare. È un po' come dicevamo nella prima partita. Hai un vantaggio che è lì, ancora non ti permette di fare il pazzo e andare a testa bassa a portarti a casa sempre più vantaggi. Quindi gioca prudente in modo tale che quel vantaggio ti resti. Quella è la priorità numero uno. Intanto raggruppamento torna all'area del drago. Chiaramente per Riot Blade potrebbe essere una terza stack. Per i Cyberground non solo una stack conveniente per loro e per rimettersi un po' in carreggiata sulle stack del drago, ma per evitare che si possa arrivare anche a quel soul point. Doppio di Kema, spotted, quindi chiaramente ora la sua posizione. Catena vuoto. Healer di Dara, ottimo qui, un bel po' di danni, giù con la fiammata, il trasformazione però da parte di Dara, oncoming, attenzione. Ottimo il rallentamento a due, potrebbe saltare. Il flash, quello stordimento sfortunato, da un bye trova una facile uccisione, dentro combatti che ha ottimi danni, trova anche persino Luxi. Proxy può fare ben poco con il suo kick. Vittoria totale, mentre Danbai conclude una double kill e ora si vola sul barone. Ai ai ai, outplayed. Maldestra esecuzione di teamfight qui purtroppo. Il fight arriva quello sbagliato. D'altra parte lo menzionavamo, qua un buon fight può essere decisivo, un pessimo fight altrettanto. Questo non è stato un buon fight per gli outplayed, questo è stato di nuovo l'angolo sbagliato, un po' girato, il tempismo non perfetto, ma... rivediamo un po' tutto, il focus iniziale su dei Dara è stato ottimo per forzare quella trasformazione, forzare gli outplay in quella mentalità di dobbiamo fightare, dobbiamo agire adesso. Una volta che Gnar è in ballo, bisogna ballare e c'è poco veramente da fare. Molto bravo anche Kema a forzare Lucchesi lontano dal potenziale DPS dei propri compagni di squadra. Quel kick un po'. E purtroppo dei Dara è stato proprio bloccato sull'intenzione di saltare sulla meta e schiacciarli contro il muro. Tiro però quel kick su Kema che... alla fine poi mette Luxi tra un Patkiza e un Kema. Non ha aiutato molto Luxi. No, è vero, non ha aiutato tantissimo. Sarebbe dovuto morire, tecnicamente, sì, Kema. Sì, è vero. Però, ripeto, un po' sfortunato, ma maldestra esecuzione, chiaramente, lato outplayed. Persino Yedara, per quanto fosse più o meno morto, in realtà si era salvato in trasformazione. Il ricercare quel salto pur di mettere... va bene, ma il tuo team è sotto attacco. No, esatto. Anche quando tu avessi trovato quel controllo su Danbai... e comunque non c'erano follow up di danni, perché erano, esatto, tutti bloccati da Patkiza e Kema. Sì, erano di quelle quindi situazioni era un po'... dove il focus andava spostato tutto sullo stesso fronte, quindi piuttosto che far saltare Dara in backline e cercare di mettere pressione su, quindi, esatto, i due carry, era il caso di spostarlo sulla frontline, cercare di eliminare magari quello Shinzao, magari quel Renekton, e poi partire da lì, snobollarlo un pezzo alla volta, perché devi assicurarti di chiudere qualcosa per poi avanzare allo step successivo. Non puoi saltare step, non con questa composizione che appunto non ha nemmeno più quel chiaro vantaggio. Per quanto di nuovo 3-13 sembra uno score terrificante da subire, ma la differenza monetaria non è così schiacciante. Ancora una volta cercano su Lotus aggressione, ma qui la Stasi annulla qualsiasi volontà. Bellissima anche quella fiammata, Danbai ancora una volta inarrestabile, ormai su quello 6-0-3 e l'archibugio a ripetizione si fa sentire. Decisamente. E ormai quelle gabbie sono quasi più una
un'illusione, una speranza illusoria di poter ribattere, cercare di fare qualcosa, ma quel Veigar non basta. No, e purtroppo ormai si inizia a sentire anche un po' la mancanza di danni dal lato degli outplay, perché certo Lucas ha una marea di AP da lassù, una marea di danno, ma non riesce ad esprimerlo, non riesce a metterlo giù in maniera concreta, non è così affidabile il suo danno. Ci vuole allo stesso modo, si sta muovendo già verso un terzo oggetto, ma anche lì le frecce devono andare sui giusti bersagli. Il kick su Sealer, ma non c'è floppy danni, Liuxi può fare ben poco, viene squagliato, smolecolato, e stessa sorte andare ad accompagnare il povero Ploxy. Poco da fare, un'altra torre distrutta, questo apre enormemente con una gold lead enorme adesso. La parte di Cyberground, una Baron play di 4600 gold. Il drago tra due minuti ormai è stato già confermato per i Cyberground in kill loro secondo. Questo arresta sicuramente anche una possibilità virtuale di anima, un drago della montagna che avrebbe fatto comodo, chiaramente, il play. Già, già, purtroppo di nuovo un fight che parte con le pretese un po' sbagliate, cercano questo pick su Lotus, ma non sembrano vedere l'ombra alle sue spalle, con Kema che fa da fantastico divisore di quel team fight, piazzandosi in mezzo ai suoi avversari, separandoli con quella mezzaluna difensiva. Una esecuzione che è veramente ordinata da parte di questi Cyberion, e poi con il lungo flank di Sealer, che arriva da dietro a minacciare questo asserragliamento sotto la torre con la suprema full staccata, cerca l'all-in, immediatamente calciato via, ma anche dopo quello il livello 16 è già stato raggiunto da Kasserin, quindi ormai le supreme arrivano spam, i danni della gittata, idem, non c'è veramente modo di arrestare questi cyber, non ci sono abbastanza danni per costringere quella frontline ad arretrare. Intanto il divario di gold alla chiusura di questa Baron play non è neanche poi così esagerato, eh? Siamo sempre su quelle 5.000, 6.000, 5.500 gold di divario, che paradossalmente possono essere tante, ma abbiamo visto anche finire delle Baron play a 10.000, 11.000. È molto vero. Di nuovo, per lo score che vediamo 4 a 16, non è la differenza in gold che ti aspetti. Però ma poi devi vedere anche dove sta quel gold, perché esatto, scendi gli occhi sull'inventario e ci sono 4 oggetti per Jinx. Sono 4 oggetti per Sealer, di cui uno Mejai con 10 stack e anche un cronografo in tasca. Esatto. E ti basterebbe veramente già soltanto dire queste due cose. E basta, sai, avanza, che il resto possono anche morire, sono carne al macello. Esatto. Sono loro che devono fare danni. La ed è quello che fanno. Se la differenza in gold sta lì, in quello che abbiamo appena evidenziato, tutto il resto della mappa può essere al pari o anche leggermente indietro. L'importante è che questo vantaggio si senta così chiaramente nel ruolo dei due carry, e Danbai sta facendo veramente una gran bella partita con questa Jinx. Non è mai veramente in pericolo, la sua squadra si stende e protrae davanti a lui per spianargli la strada, e lui fa quello che una Jinx deve fare, spara e tira dritto. Situazione veramente critica e ostica per gli Outplayed. Stiamo a vedere. In ogni caso, ci vuole veramente un miracolo sportivo alla Outplayed per girare a loro favore la questione. Forse questa kill dovessero trovarla. Dovessero trovarla. Sonica. Sealer fugge e ribatte piano piano. Non è seguibile. No. Non attraverso tutti ancora questi muri. Ancora un flash, tra l'altro. E ora, propriamente, si ribatte, perché al suo fianco c'è Danbai. Arriva quella famosa stasi. Non ha molto mana, ma poco importa. Ormai Liuxi è già morto. Patrizia interviene, intercede affinché i propri compagni non solo possano sopravvivere, ma fare ulteriori danni. E Sealer, ancora una volta, si fregge in un'ulteriore uccisione, proprio quella ai danni di Ploxy. Ah, che bel pascolo, che bella mandria. E Sealer col campanellino a farsi seguire. Fenomenale, questo paradossalmente porta in zona interessante adesso i Cyberground, che possono andare con uccisione, seppur essere interrotto nelle mani di Acio, ma unico redivivo è rimasto in vita. Poco da fare ormai, si va verso le torri, Bruno meno, possono spingere, sono più di 20 secondi, 10 a QBD, ma possono chiudere il game, possono farlo ora, adesso. Sembra proprio di guardalo, Sealer, guardiano delle porte della fonte della salute, mentre il Nexus ormai scoperto, nudo e crudo. Cyberground Gaming, che aria nuova che si respira in casa base! Sorprendente a dir poco questa vittoria da parte dei Cyberground, che bellissima, si portano con un 2-0 settimanale a scoperchiare con un rischioso Kassadin della top 4. Con un rischioso Kassadin. Mi piace, l'hai detto, si scoperchia adesso la top 4. Si scavicchia, ma non si apre. Non ma si apre, scavicchia. Si scavicchia. E come se si scavicchia? Questi Cyberland sono appena portati a casa una settimana 2-0 contro due squadre da top 4, con un sub, un flex. Questo è quanto di più inaspettato potessi prevedere per questa settimana. Tant'è che Karen ha votato per loro entrambe le giornate, quindi capisci che non doveva succedere. Esatto, avrebbe dovuto perdere a prescindere. A prescindere. Ma sai che Karen, piano piano, cioè, lui dirà di sì, ma molto vero. Possibile. Vero? Vero? Unless.
Ma signori, in ogni caso, questa è una, sì, una fantastica vittoria. Guardiamo adesso l'altro lato, perché quando parliamo dello sconfitto, poi guardiamo il vincitore. Adesso abbiamo parlato del vincitore, guardiamo lo sconfitto, perché Outplayed purtroppo questa non è una sconfitta che accetti, perché ha diverse implicazioni, chiaramente sulla classifica, già, sul rendimento della squadra, sul perché non abbia funzionato la draft stessa anche di Outplayed, non abbia trovato quei vantaggi che potevano servire. Un po' di difficoltà che purtroppo più sei in alto e più cambiano anche le visioni e le domande che ti poni, perché Cyberground dici voglio vincere per attentare la top 4. Già. Sei Outplayed, vuoi vincere, ma non per la top 2, vuoi il primo posto, vuoi idealmente anche il secondo, va bene, però vuoi il primo. E quel secondo era un posto bello importante, che con le sconfitte di ieri di Sport Empire e Atleta diventava molto goloso acquistare. Erano gli unici alle spalle dei Mascu. Adesso questa sconfitta tira un freno, perché adesso riporta uno tutti tra Sport Empire e Atleta vincerà la prossima partita e salirà. Salirà a contendere quella seconda posizione. E chi perde, chi vince raggiunge Outplayed, chi perde viene raggiunto dai Cyberground. Con la top 4 improvvisamente si arriva sta allargando, a bussare, si sta decisamente allargando. Già, e ricordiamo che però solo in 4 passano ad una visione un pochino più paradisiaca, per l'appunto. E a vedere però gli MVP, che come sempre vi ricordiamo, chiocciola PG Esports It sul Twitter italiano di PG Esports, ad andare a votare l'MVP adesso, anche prima, però adesso. Perché andiamo a vederlo con, Kema, l'innominabile Kema, l'ignoto Kema, Sealer e Danbai. Chiaramente questi ultimi due hanno portato un po' avanti, no, la bandiera del Wiscale, ed è così che è stato, hanno scalato alla grandissima. Kema però ancora una volta un buon Xin Zhao, non è nulla di esagerato, non è quello Xin Zhao trascinatore che trascende lo spazio e il tempo, one shot a tutti, però ha fatto un po' il suo, ha dato modo alla Duo Bot di cominciare con l'interessante snowballing. Decisamente. E non era neanche poi una scelta così stupida, perché ok Jinx, ma è anche Lotus, cercare di aiutare Lotus, permettere poi di essere e di fare quel gioco aggressivo, perché hai anche le risorse, è un buon modo per fare follow up e aiutare un flex che sta giocando in sub. Assolutamente, qua va sottolineato i due giocatori che in questa settimana per i Cyberground si sono mostrati fuori comfort, uno perché chiaramente arriva in una squadra nella quale non ha compagni, diciamo, arriva un po' a inserirsi all'ultimo, e l'altro perché flex ruolo verso una questione di supporto. Sono stati comunque, oserei dire, a livello direi generale della settimana, i due migliori in campo della squadra, praticamente. Due performance magistrali, Kema che appunto conduce la carica in giro, e Lotus che sa perfettamente il fatto suo. Direi che in entrambi i casi, in entrambe le partite, hanno mostrato campioni diversi innanzitutto, e performance che posso ritenere di gran lunga migliori rispetto a molte altre che abbiamo visto sugli stessi campioni da altri giocatori. Concordo. E non a caso, coming next, dopo la pausa, avremo l'intervista con Juniper e Lotus, per l'appunto, per scoprire magari qualcosina in più anche su quest'area di cambiamento che sta vivendo, anche in virtù di questo suo flexato in questo inferiore. Come sempre, pausa e andiamo in intervista.